3 agosto siamo alla Notte Bianca qui a Roma con l'inaugurazione dell'area pedonale nei Fori Imperiali. Abbiamo incontrato Riccardo Maggi al banchetto dei radicali che raccolgono le firme per i 12 referendum. E Riccardo Maggi, neoconsigliere comunale a Roma. Riccardo, l'entrata diciamo dalla porta principale del Consiglio Comunale com'è stata? Ma è stata complessa, diciamo che c'è stato solo un mese di attività per ora del Consiglio Comunale, perché la prima seduta è stata il 1° luglio, ma già ci sono arrivati dei nodi cruciali. Basti pensare alle dimissioni del CDA di ATA, che è una società che ha più di circa 750 milioni di euro di debito e enormi problemi al trasporto pubblico, ma anche solo la questione di cui stasera anche qui c'è stata una manifestazione, una protesta dei cittadini del quadrante dell'Ardeatina, dove è il luogo individuato dal commissario Sottile, il commissario straordinario per l'individuazione del sito che dovrà ospitare la discarica a seguito della chiusura non più rinviabile di Malagrotta. Quindi problemi enormi, che sono problemi che riguardano questa città da 30 anni, sono anche il portato diciamo di 30 anni di gestione partitocratica di questa città, quindi di amministrazioni di destra e di sinistra, di centrodestra e di centrosinistra e punti centrali. Per ora si sta come consiglio tentando, almeno noi stiamo facendo la nostra parte, io l'altro giorno insieme a Massimiliano Iervolino, che è nostro compagno radicale che ha approfondito molto in questi anni la questione dei rifiuti, ad esempio abbiamo presentato una delibera, tra l'altro la prima delibera di iniziativa consigliare che viene depositata, per l'istituzione dell'anagrafe pubblica dei rifiuti, che dovrebbe essere uno strumento semplicissimo, quasi banale e scontato, però rivoluzionario nella situazione romana, perché dovrebbe essere anche lo strumento che dà la garanzia ai cittadini che non ci sarà più una discarica come Malagrotta in cui viene conferito il tal quale. E quindi ecco, uno ad uno li affronteremo tutti questi problemi. Senti Riccardo, abbiamo visto appunto a questo sit-in in qualche modo improvvisato qui degli abitanti della zona di Vinamore, Sprecamore, sono tutti piccoli villaggi intorno al sito dove dovrebbe nascere questa nuova discarica, anche l'ex sindaco Alemanno. E quindi ti volevo chiedere, anche il consigliere Belviso, ex vice sindaco, abbiamo intervistati, volevo chiederti come si sta comportando in qualche modo l'opposizione in consiglio, visto che avevano detto che avrebbero fatto un'opposizione costruttiva. Ma guarda, io la loro presenza di questa sera, massimo rispetto per i cittadini che manifestano, la loro presenza di questa sera la trovo veramente indecente, non trovo un'altra parola, perché loro, nonostante ci fosse un'emergenza rifiuti conclamata nei 5 anni di amministrazione della giunta Alemanno, non hanno ottenuto alcun risultato per migliorare, per avviare diciamo il ciclo dei rifiuti della città verso un ciclo virtuoso, un ciclo come dovrebbe essere e rispettoso della legge. Alemanno come sindaco e la Polverini al suo fianco come presidente della regione, che aveva direttamente in capo la competenza per il piano rifiuti. Queste sono cose che non io l'ho ricordato l'altro giorno in aula, sono cose che non andrebbero strumentalizzate, chiaramente poi non solo vengono strumentalizzate, vengono cavalcate pienamente, viene buttata benzina sul fuoco, perché sono cose che in realtà hanno un'origine lontanissima. Nella metà degli anni Ottanta, proprio se si approfondisce leggendo i libri di Iervolino, si scopre che c'era una società, la Sogein, che era una società misto pubblico-privato, creata sotto la giunta Vedere, poi con la giunta Signorello, che doveva dare il via alla raccolta differenziata. Ebbene, questa società, uno dei soci privati era già Manlio Cerrone, il proprietario di Malagrotta. I soldi che dovevano servire per avviare la raccolta differenziata in realtà furono utilizzati per foraggiare tutti quanti i partiti romani, dall'MSI al Partito Comunista. Tanto comunque c'era Cerroni che già aveva predisposto la sua enorme buca di Malagrotta per buttare i rifiuti, quindi come dire, io ci andrei piano adesso a dire la colpa è De Marino, la colpa è D'Alemanno, la colpa è di 30 anni di gestione di questa città. Senti, sì, la colpa di Marino, la colpa di D'Alemanno è uno sport un po' diffuso questo in Italia, puoi buttare la colpa un pochino sugli ultimi
che si ricordano, quando poi insomma la memoria dovrebbe essere un po' più lontana e in prospettiva storica. Parliamo, ti volevo fare altre due domande. Una sull'evento, appunto, questo qui, di questa pedonalizzazione, l'inaugurazione di questa pedonalizzazione di questa area archeologica molto grande dei fori imperiali. Tu che ne pensi? Come ti sembra? Pensi che ci saranno problemi? Ci saranno fare aggiustamenti, trasporti, viari? Che impressione hai? Allora, sicuramente è un cambiamento che ha bisogno di un collaudo. Io credo che già alcune cose sono anche state segnalate, conseguenze del cambio della viabilità dell'area di Monti, ad esempio, quindi non lo so, per esempio c'è il bus 117, che è un bus di quartiere elettrico molto utile, piccolo, che serve molto bene l'area, serviva molto bene l'area di Monti. Mi pare che abbia avuto dei cambiamenti di percorso che lo rendono meno efficiente di prima, quindi sicuramente ci saranno delle cose da mettere a posto. Poi c'è la grossa questione della compresenza col cantiere della metropolitana, che si apre proprio, che si è già aperto, diciamo, per la fase dei lavori preliminari, e che va proprio ad incidere sull'area che viene non pedonalizzata, ma diciamo che per ora è un'estensione della zona a traffico limitato. Allora, questa cosa ha senso se è un primo passo che riguarda una riqualificazione dell'area, quindi anche con un'attenzione maggiore all'area archeologica, dove per esempio ci sono delle cose basilari che mancano, come diciamo le indicazioni turistiche, le indicazioni per i turisti vicino ai vari monumenti, alle rovine, e quindi dovrebbe essere un primo passo per una pedonalizzazione che, non so, per esempio a mio avviso dovrebbe riguardare anche la prima parte di via dei Fori Imperiali, cioè quella che va da Piazza Venezia e forse prioritariamente anche avrebbe dovuto riguardarla rispetto all'altra parte dopo Largo Ricci. Quindi insomma ci si dovrà, secondo me, ancora lavorare molto, e anche in una chiave di garantire delle soluzioni di mobilità, perché è evidente che se semplicemente si creano delle restrizioni e non si offrono delle soluzioni alternative, la cosa da sola non può reggere. E un'altra cosa che va cercata, secondo me, che mi sembra ancora non si sia raggiunta, è la pista ciclabile su via Labicana, sul primo tratto di via Labicana. Quindi ancora ci sono delle cose da fare. Questo è però un segnale importante, un segnale grosso. Penso che molti di noi, prima, passando vicino al Colosseo, si sono chiesti se fosse una cosa normale avere, insomma, un traffico con quella portata così intenso a pochi metri dal Colosseo. Sì, riguardo al Colosseo abbiamo sentito anche il sindaco Marino. Io ho una preoccupazione, un po' come cittadino romano, che è quella che lo facciano crollare, in quanto questi lavori della metropolitana andranno a passare lì sotto, ed è un monumento tecnicamente pericolante perché è recintato il Colosseo, quindi speriamo che facciano prima in tempo a restaurarlo. Ci ha detto che non è competenza sua, e quindi vedremo un pochino come andrà a finire. Senti, un'ultima domanda, Riccardo, volevo farti. Ti abbiamo trovato qui al banchetto dei radicali a raccogliere le firme per i 12 referendum. Ecco, come sta andando questa sera, e come ti sembra che stia andando a livello nazionale, soprattutto se vedi che si stanno concretizzando le varie insomma offerte di disponibilità e collaborazione da parte soprattutto del PDL, il PD non so se si sia pronunciato in merito, ma insomma anche insieme di Vendola e di altri, insomma, se si sono concretizzate. Allora, stasera qui sta andando molto bene, ci sono tre tavoli aperti, ci sono 7-8 persone che raccolgono firme, quindi è un'ottima serata, anche perché il passaggio è veramente intenso, il passaggio dei cittadini, quindi è molto positivo. Io vedo le persone che leggono il Tazebao con i referendum e che firmano, si volantina e si firma. Sono temi che, insomma, c'è la consapevolezza che sono temi centrali che non vengono affrontati da tanti anni e che a maggior ragione non verranno affrontati in questa legislatura con questo governo, tra l'altro adesso pericolante. Le adesioni, il sostegno concreto da parte del PD, l'altro giorno c'è stata la lettera di Staderini pubblicata dall'Unità rivolta ad Epifani, non mi sembra che ci siano stati segnali
risposte dopo quella lettera, c'è stata l'adesione da parte del Forum Immigrazione del PD, ci sono in molti luoghi, in molte feste del Partito Democratico, ci sono compagni che raccolgono le firme, ma non c'è la mobilitazione al momento da parte del PD su questi quesiti referendari. C'è ieri con Rita Bernardini, abbiamo provato a raccogliere la firma di Silvio Berlusconi all'uscita dalla riunione dei gruppi congiunti del PDL di Camera e Senato, abbiamo raccolto la firma di Schifani, la firma di Formigoni o Firmigoni. Da, ma era autentica proprio su. Da incorniciare in questo senso, era autentica perché l'ho autenticata io in questo caso, e la firma di Malan ma non la firma di Berlusconi, che ci ha detto che non aveva il documento, poi comunque è un periodaccio. Poi ha detto anche che intende fare una grossa manifestazione a sostegno e che firmerà in quell'occasione. C'erano Berlusconi, c'erano Brunetta e poi Nitto Palma ha detto che c'è una grossa significativa mobilitazione in Campania, a Napoli in particolare, con decine di migliaia di firme già raccolte. Queste sono, insomma, riporto le parole testuali. Allora, in bocca al lupo a tutti quanti allora. In bocca al lupo e crepi il lupo. Ciao. Grazie Riccardo Maggi. State firmando per questi referendum? Stiamo firmando per questi referendum. Come avete saputo di questa iniziativa dei radicali? Adesso tramite questo cartellone. Avete firmato per tutti e 12 referendum? No. E stanno raccogliendo la firma anche per la legge di iniziativa popolare o sbaglio? La proposta di legge l'eutanasia legale. Ah sì, questa sto firmando adesso. Perfetto, perfetto, allora buona firma. Grazie. Veronica, ti vediamo sempre in trincea, se così possiamo dire, come sta andando? Vivo benissimo, no dai, sta andando abbastanza bene insomma. Ma è molto che state qua, che avete aperto? Oggi no, abbiamo aperto da una mezz'ora, ma c'è stata una manifestazione contro la discarica del Divino Amore che ha un po' interrotto. No? Senti, in questi giorni i tavoli che avete fatto in giro, come ti è sembrata l'affluenza? È importante per avere anche su internet informazioni su questo? Allora, io sono dietro dall'altro lato del computer perché faccio il coordinamento nazionale, quindi sto molto in un ufficio e ho dei numeri più su tutta Italia. A Roma sta andando abbastanza bene, ci sono delle postazioni che rendono. E sul resto d'Italia alti e bassi, ma insomma qualcosa si sta effettivamente muovendo. Grazie Veronica, ciao. Iniziamo a filmare.